Tempo finisce 2-0, partita combattutissima. Diciamo che terzo tempo, nel secondo tempo avete meritato qualcosina in più, però il rigore, il vantaggio dei play life del primo tempo e il rigore nel secondo vi ha tagliato le gambe. Sì, loro sono stati più concreti e anche bravi, perché comunque hanno fatto una partita pulita. È stata una partita credo tirata, però loro hanno meritato di vincere sicuramente. Il 2-0 sì, ci ha tagliato un po' le gambe, perché ci credevamo nella rimonta, nel recuperare, anzi credevamo anche di poter andare a vincere, perché è un periodo che stiamo bene. Stasera, nonostante la sconfitta, siamo contenti comunque della prestazione, che è un continuo di quello che c'è stato fino adesso. La prestazione c'è stata dopo la vittoria del 4-0 settimana scorsa, continuate a macinare il gioco. Sì, sì, ci siamo. Poi soffriamo un po' questi campi un po' più piccoli della Forese. Però sì sì, stiamo bene, ci stiamo divertendo come sempre, è bello giocare con squadre come Playlife e le altre che ci sono in torneo. Magari un po' di cattiveria sotto porta vi è mancata. Sì sì, è vero, concretezza sotto porta, cattiveria sotto porta, soprattutto nel primo tempo credo abbiamo avuto due o tre palle sì, che potevamo mettere dentro, però vabbè, va bene così lo stesso. Sarà per il ritorno. Sì sì, ci rifaremo sicuramente. Playlife invece altra vittoria, rimanete in testa al campionato, stasera è stata difficile ma ce l'avete fatta. Beh, loro sono una bella squadra, sapevamo che era difficile, quindi dovevamo entrare in campo compatti come facciamo sempre. Abbiamo tenuto benissimo il campo, primo tempo abbiamo giocato meglio il primo tempo che il secondo, però anche nel secondo siamo andati vicino al 2-0, poi col rigore tra virgolette ci ha dato un po' di vantaggio perché ha tagliato le gambe un po' a loro. Però loro è una bella squadra, sapevamo che era difficile e diciamo che è un po' merito anche nostro che siamo entrati in campo convinti, tutto qua. Rimane anche il primato della miglior difesa, perché è un muro là dietro tra il portiere e i due difensori veterani, è un muro. Sì, loro sono bravissimi dietro, poi quando giocano insieme da tanti anni, quindi si conoscono benissimo ed è difficile superarli. Bene, allora complimenti a tutti, complimenti a Playlife che ha vinto, terzo tempo si rifarà sicuramente settimana adesso prossima. Adesso ci andiamo a fare un bel terzo tempo. Giusto. Addominali da tavola subito. Beati voi, non mi invitate mai, mi raccomando. Dai, non c'è spazio, non c'è posto. Ciao ragazzi, ciao.